Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel lungo viale alberato che ci porta verso alcuni angoli del giardino dei frati minori cappuccini, dove lo stesso Padre Pio si soffermava insieme ai suoi confratelli, figli spirituali, anche da solo per una personale meditazione e preghiera. Ecco, vedete questo indirizzo di posta elettronica dove inviate quotidianamente le vostre storie, i vostri racconti, come ha fatto Roberta Mucciarelli di Roma, che racconta questa incredibile esperienza di guarigione, un percorso spirituale, potremmo dire proprio così, che l'ha portata ad incontrare in momenti diversi due grandi santi, ovvero San Pio da Pietrelcina e San Giovanni Paolo II. Lei inizia questo racconto spiegando che per anni, durante la notte, sia lei che i suoi figli erano stati turbati da una presenza, ecco, una presenza indescrivibile. Lei dice, scrive: ero costretta a svegliarmi urlando per scacciare questa figura, ma il peggio è arrivato quando anche i miei figli hanno iniziato a raccontare questa stessa esperienza. Nel 2014 Roberta sogna Papa Wojtyla fuori dalla Basilica di San Giovanni. Con un gesto il Papa la invita a seguirlo. Il giorno dopo Roberta scopre di avere il cancro al seno e inizia il trattamento chemioterapico diverse settimane più tardi. La chemio è iniziata il 2 aprile, il giorno della morte di Giovanni Paolo II, e si è conclusa l'8 aprile dell'anno successivo, il giorno del suo funerale. Durante il suo cammino di guarigione, Roberta si reca in pellegrinaggio anche a Medjugorje, dove continua ad essere tormentata da una figura simile, lei scrive, ad un bacarozzo. Un frate le consiglia di rivolgersi ad un noto esorcista, frate cappuccino, padre Carmine De Filippis, per una liberazione. E dopo circa 20 incontri, Roberta sogna un bacarozzo che le sale sulla pancia fino alla bocca, dove poi lei riesce finalmente a distruggerlo. Poi arriva il sogno più importante, racconta Roberta, Padre Pio che è morto, disteso sull'altare della Basilica di San Lorenzo. Pregando per i suoi figli, la mamma di Roberta, ancora vivente in quel periodo, appariva rabbiosa e gridava. A quel punto Padre Pio si sveglia, la benedice con della cenere e con un gesto della mano scaccia l'entità maligna che la tormentava. Mi sentii come spinta a terra, ma poi quando mi rialzai capii che era finita. E infatti Padre Carmine, il giorno dopo, mi disse che non avevo più bisogno di quegli incontri. Da quel momento Roberta ritrova la pace, guarita nel corpo e nell'anima. Da un grande male, scrive, ho scoperto un grande bene. Il Signore non mi ha mai abbandonata.